non conosco manco quello più onestamente, però credo che si possa un po' avere nostalgia di un tipo di lavoro in cui si incontravano più persone a lavorare a film, a ipotesi di sceneggiatura, molti sceneggiatori che proprio scrivevano pensando poi agli attori che avrebbero fatto, ripetendo quello che poi era successo in teatro per tanti anni, cioè degli autori che scrivevano per delle compagnie. Si era ereditato nel cinema. Io mi ricordo, vedo dei film con 7-8 sceneggiatori, specialmente questi film poi ad episodi in cui ogni sceneggiatore scriveva per l'attore. E allora per un attore è molto. Io quando ho letto il copione che avevano scritto Carlo ed Enrico, ho detto subito: questo è un copione già. Non c'è bisogno di interventi, no? A volte sì, qualcosina sì, si può discutere, eccetera, però era già scritto pensando molto agli attori, forse che lo avrebbero fatto probabilmente. E questo che è un po'. Gli attori quindi erano tutti non solo bravi ma ben serviti, ecco questo, tutti. Manfredi insomma, per me è stato da un punto di vista proprio tecnico della. Ma Gassman era mio troppo amico, non posso nemmeno dire niente, insomma. Li abbiamo adorati tutti questi attori e anche le attrici, non dimentichiamo. A me il mio attore preferito è Alberto Sordi, perché aveva quella giusta misura tra cattiveria e ironia che rendeva i personaggi sempre veri e indimenticabili. Per quanto riguarda la differenza di chi devi tra Totò e De Filippo, ritengo che Edoardo sia stato un attore più che un. Mentre Totò era una maschera, quindi sono proprio due cose diverse, penso. Mi piaceva, anche a me piaceva molto la commedia di Dramma, piaceva Monicelli, Germi, insomma. Penso che è peggiorato, in questo senso, sì, il livello degli attori, perché essendo diminuita l'adesione dei giovani al teatro, inevitabilmente la palestra non c'è e quindi ci sono meno attori bravi che in passato, che facevano tutti teatro e poi passavano al cinema. Insomma, adesso con la televisione che non insegna a recitare veramente, ma questo finto mito della naturalezza, che non c'è niente di più innaturale della recitazione, secondo me ha peggiorato il livello, la qualità degli attori, questo sì. A parte per esempio. Allora Giampaolo, partendo con inizio stagione, con Maria che ha superato i 10 e di più, poi c'è stato un calo del cinema italiano, poi è arrivato Zalone e i film di Natale. Dai film di Natale in poi c'è un grandissimo successo dei film italiani. Secondo te il 3D può distruggere questo successo di questi film piccoli davanti a quelli orrendi che vengono fatti in 3D, secondo me? È una valutazione ovviamente tua. No, io penso che in qualche modo è una spiegazione tecnica, non voglio annoiare, però credo che in qualche modo la presenza così massiccia dei film in 3D, per un motivo appunto squisitamente tecnico di occupazione delle sale più grandi, un pochino possa danneggiare i grandi film in generale e soprattutto i grandi film italiani popolari. Dopo che è uscito Avatar, tanto per intenderci, abbiamo avuto diversi esempi, da Muccino a Moccia, da Ozpetek, ci sono stati diversi film con grandi potenzialità di incasso che stanno andando bene, che sono andati anche bene, ma che probabilmente potendo usufruire, essere proiettati nelle sale grandi, per esempio qui siamo nella sala 4 dell'Adriano, che è di fatto monopolizzata da 2 mesi dai film in 3D, Avatar, Alice e adesso Dragon. E prima in queste sale veniva programmato il film italiano del momento, l'uscita La vita è una cosa meravigliosa, Muccino, Moccia, Ozpetek, Salvatore, per esempio. Questo non avviene più,
probabilmente quindi in questo senso i grandi film in 3D, che comunque hanno riportato e avvicinato tanta gente al cinema, e questo è positivo, però credo che un piccolo grande a seconda poi del film lo abbiano provocato. Aveva detto in un'intervista poco tempo fa, il 3D l'avevano già provato negli anni 50 e è stato un fallimento. C'era una domanda qui davanti, mi pare. Sì, mi chiamo Alessandra Fanelli, sono dalla rivista Insider ma vivo a Milano. Oggi sono casualmente a Roma e sono felicissima di aver visto in anteprima questo film. Una domanda sia al regista o agli sceneggiatori e poi a Brignano. Ma era necessaria questa scena di sesso erotico per far capire che era scoppiata questa passione? Bravo, pure io ho detto, ma perché lui si è... Sarà necessario esplicitare questo amore, questa improvvisa passione tra i due, tra Cesare e Laura? Era necessaria fare anche una scena di erotismo? Era necessario, anzi abbiamo tagliato delle scene in cui lei mi dice delle cose, il tuo fisico, si vede che non c'ho un filo di magro, ma non so se era necessario. Io come attore ho deciso di fare l'attore, poi insomma c'è qui presente mio maestro, me lo può sicuramente dire, ho deciso di fare l'attore proprio per fare delle scene di sesso con le attrici. Io fino adesso non mi è mai capitato, una volta che mi capita non vedo perché le debba contrastare questa. È l'unica scena legittimata da mia moglie, eh? La signora è l'avvocato di Luca Zingaretti, forse. La signora è l'avvocato di Luca Zingaretti, non lo so. Io posso dire, mia moglie non è stata molto felice, però purtroppo ancora non ha chiamato l'avvocato. Nel senso, non lo so se era giustificata, però magari sto sesso, guardi, stavamo, io c'avevo i jeans sotto, c'avevo il microfono e 40 persone davanti e anche 3-4 persone dietro che reggevano la spalliera. Non è bello fare l'amore così, insomma, io di solito lo faccio, cerco di farlo un po' in intimità, magari anche al bagno, però cioè come siamo sempre meno. Non lo so, magari è appetitoso, può essere appetitoso per vedere lei, non tanto perché uno dice Madonna, dei tanti attori proprio lui dobbiamo, era più che altro per raccontare quel tipo di tenerezza che viene fuori dopo aver fatto l'amore non fumando. Io dovevo dire delle cose, davvero dopo, diciamo, delle cose relative al risparmio di chilometri fra una cosa e l'altra. Lei che viene da Milano lo può sapere, se facesse l'amore qui adesso con qualcuno staremmo già a raccontare, vedi, a che ci cadere. Insomma, è così. È una commedia, dobbiamo raccontare di altro di più. Che cazzo, no? Noi vi ringraziamo, vi salutiamo. Grazie a tutti, buona Pasqua, 2 aprile, 400 copie, arrivederci.